Ciao a tutti amici e bentrovati. Lo sapevo che quelli di Porsche sono un tantino permalosi, tanto così si vede quanto sono permalosi, e che prima o poi sarebbero tornati al Nürburgring con una versione aggiornata della Taycan Turbo S per riprendersi il mal tolto da parte di Tesla. Sì, perché gli americani con la Model S Plaid avevano sino a ieri il record al Nürburgring riservato alle auto elettriche di serie. Non parliamo dei prototipi come la NIO, certo, che sono stati prodotti in 14-15 esemplari, o della IDR, che è una macchina da corsa. Quella ha girato 6 minuti e 05, la NIO, se non ricordo male, ha fatto 6 e 45. Parliamo di automobili prodotte in serie, come appunto la Model S Plaid o la Taycan Turbo S, che si sono sfidate e si stanno continuando a sfidare sul mitico tracciato di 20,8 km in una toboga di curve che chiaramente esalta quella che è la performance di una vettura che è stata pensata per la performance, per il piacere di guida come la Taycan, però battuta per un breve periodo appunto dalla Model S, che punta tutto non tanto sul telaio, sì è buono ma non è eccezionale come quello della Taycan, però punta tutto su una performance assurda dei suoi motori, 1020 cavalli, 1020, accelerazione poco sopra ai 2 secondi dello 0-100, 322 l'ora di velocità massima e anche una capacità di mantenere la performance che è migliore rispetto a quella di una Model S Performance di tipo tradizionale. Quindi tanta forza, tanta energia, una macchina che va veramente molto forte, in tipica scuola americana, un pochino più lenta in curva ma tanto veloce in rettilineo. Invece la Porsche è esattamente quella che è l'espressione della cultura europea nell'ambito della realizzazione delle automobili, quindi magari un po' meno cavalli, comunque va forte perché ne ha 680, ma in realtà tanta velocità in curva, ed è proprio lì che la vettura di Zuffenhausen è riuscita a fare la differenza, perché con l'introduzione del nuovo PDCC, quindi un'evoluzione del software che va, mettiamola così, a controllare quello che è il movimento della vettura, la gestione della potenza, chiaramente la dinamica di lavoro delle sospensioni, di tutto quello che è controllabile elettronicamente ed elettricamente, beh, attraverso quel software si possono fare tante cose e ovviamente si possono anche andare a controllare quelli che sono i 2200 kg, 2300 kg di una Taycan Turbo S in modo più o meno performante. La performance chiaramente della prima versione della Taycan Turbo S era già molto buona. Chiaramente con l'introduzione di questo nuovo software PDCC, che è un optional da 14.000 euro, quindi non è che costa 2 lire, però costa parecchio, ma ti migliora parecchio la performance. Per il momento è disponibile solamente in Germania, ma presto arriverà anche in Italia. Beh, ha permesso di abbattere il record da 7 minuti e 42 fino a 7 minuti e 32, quindi si migliora di 10 secondi. Poi in realtà i tedeschi sono furbi da questo punto di vista, adesso vi spiego anche perché. Comunque migliora di 10 secondi la performance e batte di 2 secondi la Model S Plaid, che di cavalli ne ha un bel po' in più, si passa da 680 della Porsche ai 1020 dell'americana, a dimostrazione di come il telaio della Porsche sia veramente notevolissimo. Piattaforma J1, che viene sviluppata dai tecnici di Porsche che abbandonano il progetto di Le Mans, quella 919 Hybrid che ha strabattuto tutti sul circuito della SART, ma che appunto lì a Nürburgring aveva ottenuto un ottimo tempo, battuto dall'americana, però c'era spazio, lo sapevo, per fare meglio di quello che era stato fatto. Certo, la prima versione della Taycan già andava molto bene, questa piattaforma J1 va molto forte anche sull'Audi, ma si sentiva che poteva andare un pochino oltre, che in termini di dinamica di guida era un po' chiusina. Ecco, da un punto di vista di lavoro da parte appunto dei collaudatori, guidati anche dal mitico Lance Kern, sono riusciti appunto ad evolvere, ad affinare questo software. La macchina è diventata un po' più aperta, un po' più libera, un po' più piacevole da guidare, un po' più performante, soprattutto direi nelle uscite di curva, e questo ha permesso di abbattere di 10 secondi il record. Poi vi dicevo che i tedeschi sono furbi, conoscono molto bene quel tracciato, conoscono molto bene il clima, il meteo e il momento in cui fare quel tipo di primato, ed in effetti poi è venuto fuori questo nuovo tempo di 7 minuti e 32, che batte non
umilia, che batte la Tesla. 2 secondi non sono tantissimi, basta veramente una giornata di sole più o meno calda, è per questo che vi dico che i tedeschi conoscono molto bene la situazione, tanto appunto sì da battere l'americana, ma non da umiliarla, perché 2 secondi non sono tantissimi e viene da pensare nel contesto appunto della realizzazione di questo record soprattutto alla performance della Tesla, perché gli americani producono questa macchina da circa 10 anni, quindi è circa 10 anni che producono vetture, Porsche fanno macchine soprattutto da corsa dalla notte dei tempi, ed il fatto che l'americana sia riuscita a girare a soli 2 secondi da una Taycan addirittura rivista nel software per ottenere questo record, diciamo, ce l'hanno fatto un'evoluzione apposta sì per migliorare la vettura ma anche per andare a riprendersi il mal tolto, mettiamola così, certo software di serie, lo potete comprare anche voi, dimostra come la Model S Plaid sia sicuramente un ottimo prodotto e sia una macchina in grado di dare del filo a torcere anche a una casa automobilistica che ha una grandissima tradizione su quella pista, una grandissima tradizione in termini di performance, ha una grandissima tradizione in termini di guida, quindi una macchina eccezionale, la Taycan chiaramente basata sulla piattaforma J1 con la sua rete elettrica a 800 volt che le consente di ricaricare molto velocemente, le consente di gestire anche la potenza elettrica nell'arco di un giro al Nürburgring che è molto lungo, questo è uno dei limiti delle macchine elettriche, solitamente quando andate a girare in pista con una macchina elettrica come la Model 3 Performance, per intenderci, dopo un giro e mezzo di pista la prestazione inizia a calare, questo perché la batteria si scalda e chiaramente tutti i sistemi intervengono per abbattere le prestazioni in modo che tutto si raffreddi e non si distrugga, il fatto di avere la rete elettrica 800 volt che è la stessa che era stata sviluppata per la macchina da corsa, la 919 Hybrid, questo dà un vantaggio alla Porsche. E chiaramente i tecnici di Tesla hanno dovuto lavorare sodo, appunto creare questa versione Plaid per assicurare alla Model S Plaid appunto una capacità di mantenere alta la performance in un giro di pista a Nürburgring, appunto tanto da ottenere questi 7 minuti e 34, che sono solamente 2 secondi più della Porsche, quindi non tantissimo, ma che comunque dimostrano innanzitutto come quella macchina sia molto veloce, come la tecnologia elettrica di Tesla sia molto avanzata e che appunto la Model S Plaid possa, grazie anche alla forza bruta dei suoi motori, possa tenere sicuramente il passo di una Porsche, certo non in curva, magari non in frenata, ma comunque possa andare a recuperare tutto lo svantaggio, soprattutto nelle rettilinee, andando ad ottenere un tempo sicuramente da riferimento. Tenete conto che la Giulia Quadrifoglio gira più o meno attorno a quei tempi, quindi diciamo che siamo già ad un livello di performance per una berlina veramente molto molto elevato. Tenete conto anche che tutte e due le vetture sono macchine da circa 2,2 tonnellate più o meno, quindi sono anche degli oggetti veramente molto pesanti, ed è una grandissima sfida tecnologica arrivare a chiudere un giro mantenendo elevata la performance di un'automobile elettrica. Questo è sicuramente uno dei difetti, e poi è anche difficile permettere a una macchina che pesa così tanto di girare così forte in curva, mantenendo buona la frenata, mantenendo buona anche il comportamento delle gomme, che nel caso della Porsche sono delle P0 corsa, quindi l'evoluzione più sportiva delle Pirelli P0, che però appunto hanno la caratteristica di poter essere utilizzate su strada con relativa omologazione. Nel corso del record Porsche ha utilizzato un roll bar che non ha funzioni strutturali ma funzioni di protezione del pilota. Questo peso in più del roll bar è stato compensato dall'introduzione di sedili racing appunto per questioni di sicurezza, ma il peso assicurano quelli della Porsche, che chiaramente hanno certificato il record, è esattamente quello della macchina di serie. Sono solamente due elementi di sicurezza che vedete all'interno della macchina all'onboard, ma che appunto consentono di avere questa performance, consentono chiaramente però di avere anche un livello di sicurezza elevato nel contesto di questa performance. Quindi tanti complimenti a Tesla, che è riuscita a mettere insieme una macchina che va come una freccia, è veramente un cacciabombardiere, ma tanti complimenti anche a Porsche, che si è ripreso mal tolto, diciamocelo, utilizzando questo nuovo software PDCC, che è un optional da 14.000 euro, quindi è un'evoluzione tecnica tecnologica non da poco, soprattutto in termini di controllo della vettura, che è decisamente più sportivo rispetto a quello precedente, che consente di avere delle prestazioni assolutamente fotoniche a livello della Tesla.
Model S Plaid, anzi 2 secondi più veloce. Dai, vi lascio al video così vi fate un'idea di quanto si può andare forte con un'auto elettrica a Nürburgring. Rinnovo i miei complimenti anche a Lars Kern, che ho conosciuto diverse volte nel corso delle ore 20, veramente un pilota eccezionale, e mi raccomando, continuate a seguirci su automoto.it. Ciao!